Si chiama la Biblioteca dell'Anima ed è un angolo domestico ricreato in bello stile per i pazienti ospiti del Dipartimento di Oncoematologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Qui il Sor Optimist Club ha voluto realizzare una sala multimediale per lettura, videoscrittura, punto internet, ma anche per conversare sul balconcino salotto da cui si gode uno splendido panorama o per ascoltare la musica. Si tratta di attività di interesse oramai fondamentali, ha spiegato il dottor Stefano Molica, direttore del Dipartimento, perché secondo i più moderni protocolli oncologici americani, l'aspetto spirituale e quello assistenziale della cura ai tumori sono indissolubili. L'iniziativa è stata presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera, avvocato Elgarizzo, la quale ha posto l'accento sul processo di umanizzazione delle cure, attivato fin dal proprio insediamento. Arrivando in questo grande giardino che ricorda le prestigiose cliniche del centro nord immerse nel verde, ha detto la manager, mi è venuto spontaneo definire il Dell'Ellis come il Parco della Speranza. Qui si concretizza il profilo forse più nobile della missione sanitaria, l'umanizzazione della cura, un aspetto che riusciamo a sviluppare anche grazie alla generosità di privati e club service. Accanto all'Arizzo, infatti, un'altra donna, Paola Gualtieri, notaio di professione, presidente del Sor Optimist Catanzaro, ma soprattutto mamma di un giovane deceduto prematuramente a causa del male. Con il fondamentale contributo della Fondazione Tommaso Lo Russo, ha detto la professionista con gli occhi bagnati di commozione, abbiamo riprodotto una stanza di casa in cui vogliamo che i malati ed i parenti abbiano un po' di intimità familiare, magari il sabato e la domenica, quando è più facile ritrovarsi insieme. La presidente del Club Service, vicina al fine mandato, ha letto alcune poesie di Madre Teresa di Calcutta, chiudendo con un forte messaggio di plauso al reparto, le ultime parole del figlio morente. Sono contento di essermi ammalato perché altrimenti non avrei conosciuto questi medici e questi infermieri eccezionali. Presente all'inaugurazione, fra gli altri, il sindaco Sergio Abramo, che ha annunciato pubblicamente la difesa di Catanzaro anche a costo di fare guerra al sistema sanitario, mettendo poi in chiaro che nell'auspicata integrazione con l'università dovrà essere il Ciaccio a gestire l'oncologia. Abramo ha lanciato l'idea che la struttura comunale di via San Brunone di Colonia, ex università, venga ristrutturata e posta a disposizione delle famiglie degli ammalati oncologici. Da parte sua, il direttore generale, comunicando con soddisfazione la chiusura di bilancio in pareggio per il secondo anno consecutivo, ha anticipato la proposta di istituire un collegio di primari emeriti del Pugliese Ciaccio, alcuni dei quali, Rocca, Carnovale, Spinoso, presenti ed applauditi nel corso della cerimonia, conclusa col tradizionale taglio del nastro e la benedizione del cappellano Don Pasquale Pitari.